Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a una prima edizione del TG6. In apertura alla politica, alcuni cittadini di Chieti hanno effettuato un sit-in questa mattina a Pescara, nei pressi della sede dell'ACA. Hanno redatto un documento con delle proposte per il consorzio acquedottistico e tra loro c'era anche il vice sindaco di Chieti, Paolo De Cesare. Il servizio è di Paolo Renzetti. Dopo la manifestazione di 2 giorni fa sotto a Palazzo di Città in Corso Marucino e l'incontro con il sindaco Diego Ferrara, questa mattina alcuni cittadini di Chieti hanno effettuato un sit-in a Pescara nei pressi della sede dell'ACA per manifestare il malcontento per i disagi subiti per la carenza idrica in città e hanno illustrato anche un documento con delle proposte da presentare ai vertici del consorzio acquedottistico. Presente anche il vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare, che fa riferimento alle liste civiche Chiama Chieti e Chieti C'è. Sì, il tempo è finito, adesso ci vogliono risposte. Io sono qui insieme ai due gruppi, a tutto il movimento civico Chiama Chieti e Chieti C'è, il polo civico teatino, per manifestare il dissenso in merito alla gestione delle risorse idriche nella città di Chieti. Che le reti siano vetuste, che ci sia dispersione, che ci siano problemi oggettivi, questo lo si sa e lo si sa da tempo. Vogliamo sapere cosa si è fatto per evitare che questa situazione si protragga negli anni. Quest'anno, quest'estate, si sono vissuti in città dei disagi clamorosi da parte delle attività commerciali e da parte dei cittadini. Adesso è arrivato il momento delle risposte. Non siamo più disposti a tollerare interlocuzioni che siano poi poco concrete. Noi vogliamo risposte concrete. Ma noi abbiamo delle soluzioni che vogliamo sottoporre, che poi sono delle soluzioni di fatto anche semplici e facilmente individuabili. L'importante è che ci sia un'interlocuzione, ci sia concretezza nell'affrontare il problema, perché non mi risulta che grossi investimenti in questi anni siano stati effettuati da parte del gestore e né che ci sia a breve termine un piano di investimenti a favore della città di Chieti, il che significherebbe che tra qualche mese saremmo punti a capo. Questo non è più possibile, siccome noi lo abbiamo detto al primo momento, non abbiamo né padrini né padroni. Non dobbiamo rispondere a segreterie di partito e siamo liberi, siamo scesi per difendere i cittadini di Chieti e per ottenere concretezza da parte dell'azienda, dell'ente gestore, dell'azienda, della società che gestisce il servizio idrico a Chieti. Se questo non avverrà, noi difenderemo in tutte le sedi e con tutti gli strumenti la cittadinanza. Dopo aver accolto circa 1.500 profughi afghani, il campo base allestito all'interporto di Avezzano venerdì potrebbe chiudere dopo le ultime operazioni di ricollocamento in diverse strutture di tutta Italia. Stefano Recanati. La fuga dai talebani e dall'inferno di Kabul è il comune denominatore dei 1.300 profughi ospitati nel centro di assistenza sanitario di Avezzano. Nel centro marsicano è in corso la quarantena e le operazioni appena concluse di vaccinazione anti-Covid-19. La ASL ha somministrato 647 dosi di vaccino dall'apertura del campo di accoglienza. Entro venerdì l'ultimo gruppo di collaboratori afghani lascerà il campo e sarà trasferito in diverse località, soprattutto fuori regione. Da lì potranno fare richiesta per avviare le procedure di asilo e per il riconoscimento dello status di rifugiati. Tanti i volontari della protezione civile, come spiega il direttore regionale Mauro Casinghini, che in questi giorni hanno allestito la macchina della solidarietà e dell'accoglienza in brevissimo tempo. Ad oggi sono stati 385 i volontari che si sono alternati per questa straordinaria missione, che sono gli stessi che poi hanno lottato contro gli incendi boschivi e sono gli stessi che ci stanno assistendo anche per le vaccinazioni, per cui non finiremo mai di ringraziarli. Intanto il primo campo rimasto vuoto è stato già sanificato e smontato, mentre sono già iniziate le procedure di smantellamento del secondo campo. Queste persone verranno prese in carico dal Ministero dell'Interno, in particolare dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, che attraverso la rete delle prefetture provvederà al ricollocamento, come si dice, per il medio-lungo periodo. Là cominceranno il loro percorso di integrazione e là certamente la popolazione potrà essere, diciamo così, dimostrare tutto l'affetto possibile e immaginabile, integrandoli veramente.
Diverse le storie di vita che possono essere raccontate grazie alla straordinaria opera dei mediatori culturali afghani. Tra le tante, il ricongiungimento di un fratello e una sorella che non sapevano di essere nello stesso hub di prima accoglienza, essendo stati sistemati in due campi base diversi. I due si erano persi di vista in Afghanistan e non sapevano di essere stati assegnati ad Avezzano. Sono contenti, sono felici di fare una vita nuova, sono pronti almeno che dica qua una terra, non è guerra, non è problemi. Ringraziamo anche loro se quando dicono qualcosa ascoltano, sono tranquilli, sereni. Poi tante volte quando parlo con famiglie ringrazio sempre il nostro governo di italiani, esercizi, anche il nostro presidente è sempre stato aiutato, vicino, sempre, anche bambini, ne portiamo regalini, la giocalina è sempre e loro contenti sono così. Rimaniamo su questo tema perché l'UDC di Pescara, in collaborazione con la Misericordia, scende in campo per un'iniziativa in favore dei bambini afghani che si trovano ora in Italia. L'iniziativa riguarda una raccolta di giocattoli. L'UDC, la Misericordia di Pescara raccolgono giochi per i bambini afghani rifugiati nel nostro paese e che oggi si trovano nell'interporto di Avezzano. Una iniziativa come tante della Misericordia che ogni giorno fa solidarietà anche nelle nostre strade. Sì, la Misericordia di Pescara, oltre a svolgere dei servizi di emergenza territoriale, saltuariamente effettua anche delle bellissime iniziative, dà vita comunque a dei progetti a livello sociale che sono importanti. Oggi, vista la difficoltà dei bambini afghani e quindi sicuramente che si sentono smarriti in un momento di estrema paura, significa regalare loro un sorriso e regalare qualcosa in più. La Misericordia è felice che aziende e privati si siano interessati e quindi anche in questo caso l'UDC a cercare appunto di dare maggiore serenità a tante piccole creature. È bello vedere Pescara che dimostra, come sempre ha dimostrato, con l'aiuto della Misericordia, che fanno un lavoro straordinario quotidiano, quello che siamo in grado di fare e dimostrare al nostro Abruzzo, dimostrare anche ai piccoli angeli afghani quello che Pescara è in grado di fare. Beh, sicuramente un giocattolo non risolve un problema drammatico come quello che stanno vivendo oggi gli afghani, soprattutto i bambini che sono i più innocenti in assoluto, ma magari aiuta a distrarre un po', aiuta a vivere un po' di normalità, forse quello di cui più hanno bisogno queste persone, soprattutto questi bambini. Noi nel nostro piccolo stiamo facendo questa raccolta che proseguiremo nei prossimi giorni. Come diceva giustamente Sierra Iocco, è un'iniziativa che deve coinvolgere tutti, i cittadini in primis che già hanno risposto in maniera egregia, imprenditori che stanno già dando un grosso riscontro. Estenderemo questa richiesta anche ai nostri colleghi politici, perché proprio sia una raccolta super partes, che sia soltanto per il bene degli altri. Su questo vogliamo essere assolutamente incisivi e ringrazio la Misericordia perché è sempre presente con il proprio aiuto per poter portare a termine proprio ogni progetto che ha bisogno di braccia e di gambe e di cuore. Cambiamo argomento, parliamo di ricostruzione. Dall'ultimo rapporto sulla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del centro Italia emerge che le domande pervenute agli uffici speciali sono raddoppiate nel corso dell'ultimo anno. In Abruzzo l'incremento più significativo, ma gli interventi da realizzare comunque sono ancora migliaia. Un nuovo slancio per la ricostruzione del centro Italia, che comunque procede a macchia di leopardo. Secondo il rapporto pubblicato lo scorso 22 agosto dal commissario Lignini, a 5 anni dal sisma del 2016 la ricostruzione in Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio sembra finalmente accelerare. Nel giro di un anno il numero di domande approvate e di cantieri autorizzati dagli uffici speciali è raddoppiato. Il 30 giugno 2020 le pratiche erano 5.325. Esattamente un anno dopo ne sono diventate 10.263, di cui oltre 3.300 sono pervenute nel primo semestre del 2021. È la conseguenza delle ordinanze del commissario straordinario che si è insediato circa un anno e mezzo fa, nonché delle misure adottate da Roma. Si pensi ad esempio al Superbonus, che prevede detrazioni fiscali per adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Il volume del contributo richiesto per le domande presentate è di 5,4 miliardi e le domande, ha dichiarato Lignini, sono un terzo di quelle realisticamente attese.
Quando la terra tremò, infatti, gli edifici dichiarati inagibili sono stati in totale 80.000, ma non tutti saranno oggetto di richiesta di contributo. Ad ogni modo, la sfida è ancora epocale. Sono migliaia gli interventi da realizzare, sia pubblici che privati. 3.550 sono solo quelli su edifici di culto. In Abruzzo sono 23 i comuni ad essere stati colpiti dal sisma, 12.941 le case danneggiate, di cui 6.382 con danni lievi e 6.559 con danni gravi. Ed è proprio in Abruzzo che nell'ultimo anno si è registrato l'incremento maggiore di domande accolte per la ricostruzione privata, il cui numero è aumentato del 197%. Vi sono comunque profonde differenze tra comune e comune. E ora dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono attesi circa 1 miliardo e 800 milioni destinati allo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 e da quello del 2016. Dovrebbero essere spesi per le infrastrutture, per la transizione ecologica, per la connessione digitale, per lo sviluppo sostenibile e a sostegno delle attività produttive. Il 24 agosto è stato il quinto anniversario dal terremoto più significativo, quello di magnitudo 6.0, che costò la vita a 299 persone. Per l'occasione si è svolta una cerimonia commemorativa ad Amatrice, luogo simbolo della devastazione, a cui ha partecipato anche il premier Mario Draghi. Le vertenze sindacali, nuovo stato di agitazione in Brioni dopo il cambio di strategia aziendale nella gestione degli esuberi dichiarati al Mise il 13 aprile scorso e verbalizzato il giorno successivo in Confindustria Chieti Pescara. In merito alla paventata chiusura dei reparti di maglieria e camiceria, la direzione aziendale precisa che la gestione degli eventuali esuberi assume carattere aziendale e la gestione degli stessi sarà ricompresa nell'intero perimetro aziendale. A differenza di quanto verbalizzato, spiegano CGL, CISL e UIL, l'azienda invece ha comunicato la chiusura dei reparti e la conseguente, a questo punto, uscita forzata degli addetti di maglieria e camiceria. Per questo le organizzazioni sindacali, unitamente alle RSU, dichiarano lo stato di agitazione e un sit-in, da svolgere in data 7 settembre davanti ai cancelli dello stabilimento principale di Brioni, ed un pacchetto di ore di sciopero da definire. All'Aquila è stato firmato l'accordo interregionale per il progetto delle Parcovie 2030, che si propone di valorizzare le aree interne, il turismo ecosostenibile e gli antichi tratturi. Alfredo Pimante. Con la firma dell'accordo di partenariato tra Agenzia per lo Sviluppo Rurale Moligal e Consigli delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia, prende il via il progetto interregionale Parcovie 2030, volto a valorizzare i patrimoni dei territori rurali, rigenerando al contempo il sistema socio-economico delle comunità locali, al fine di creare nuova occupazione. Il Consiglio regionale d'Abruzzo, con il presidente Lorenzo Sospiri, ha assunto il ruolo di capofila dell'accordo. È un cammino che noi vediamo come un'azione di sviluppo territoriale, di grande spinta per il turismo, recuperando la nostra identità che c'è in tutte le regioni italiane o nella stragrande maggioranza di esse, nonché in molti paesi d'Europa, e grazie all'opera del Presidente Ciambetti riusciremo a portare all'attenzione dei ministeri competenti la richiesta dei necessari finanziamenti per realizzare questa infrastruttura. Una cabina di regia nazionale effettuerà il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione di ogni singolo programma e progetto, fornendo informazioni alle regioni sull'attuazione con l'indicazione dei motivi di eventuali ritardi, oltre all'elaborazione e alla proposta di programmi e progetti integrati e all'implementazione con programmi e progetti futuri. È una transumanza riscoperta lungo tracciati percorsi dentro al profondo del nostro paese, le aree interne che normalmente sono fuori dai grandi flussi turistici, dai grandi progetti. Questo è un progetto di valenza europea che non era scontato, che ha messo assieme le energie di tantissime regioni in Italia e che, grazie appunto anche alla lungimiranza di Lorenzo Sospiri, ha potuto trovare il là per partire, per poter essere appunto coordinato e steso da una cabina di regia, un gruppo di lavoro importante. Partiamo con grande speranza, sotto buoni auspici, e speriamo veramente di riuscire a far atterrare questi fondi europei sul nostro territorio per dare risposte a chi vive del settore primario, a chi vive di agricoltura, di allevamento, a chi vive anche di turismo, ripeto, fuori dai grandi flussi turistici.
La pagina della cultura, la scrittrice Donatella di Pietrantonio, che ha presentato ieri a Teramo il suo ultimo romanzo, si intitola Borgo Sud, secondo classificato al Premio Strega 2021. L'incontro rientra nella rassegna Aspettando il Premio Teramo, vediamo. Oggi riparte finalmente il Premio Teramo, che si avvia verso la sua 50ª edizione. Una serie di appuntamenti ci accompagneranno fino alla pubblicazione del bando e fino ai termini per poi andare a scoprire quello che sarà il vincitore di questa edizione del premio. Una serie di appuntamenti che vedranno coinvolti alcuni dei principali scrittori del panorama italiano ed internazionale. Oggi apriamo con un ospite d'eccezione, una teramana, Donatella di Pietrantonio, che quindi ringraziamo per aver accettato questo invito, in qualche modo per aver accettato con noi la sfida di rilanciare il premio stesso e di andare a rilanciare quella che è la stagione culturale della città di Teramo. Oggi si avvia infatti a conclusione anche il percorso di Teramo Natura Indomita, un percorso molto ricco e costruttivo per il nostro territorio che ha provato ad abbracciare tutte le varie sfaccettature dell'arte e della cultura, andando a valorizzare quelle che sono le competenze del territorio. Donatella di Pietrantonio non poteva che essere l'ospite speciale di tutti questi appuntamenti, la prima di una lunga serie che vedrà poi coinvolte anche altri finalisti sia del premio Strega che del premio Campiello. Borgo Sud è il suo ultimo libro, ma è quello che lei ama di più? Il libro che io amo di più è sempre l'ultimo, quindi se me l'avesse chiesto dopo la minuta avrei detto la minuta e così via a ritroso, perché rimane per un po' di tempo il legame con i personaggi, con la storia. È bello pensare di scrivere anche di temi dolorosi, ma che vengono accolti e apprezzati dalle lettrici e dai lettori, è molto gratificante. È vero che i miei personaggi sono in gran parte donne, in Borgo Sud c'è anche un personaggio maschile importante, però in generale sì, io parlo soprattutto di donne, ma non direi che soltanto le donne abbiano un legame stretto con la sofferenza. La sofferenza è connaturata all'esperienza umana, per cui capita alle donne e agli uomini indifferentemente. Lei è stata molte volte ospite a Teramo, qual è il suo rapporto con la nostra città? Di grande affetto, perché io sono nata nell'ultima propaggine della provincia di Teramo, nel comune di Arsita, in una contrada veramente remota, isolata, quindi Teramo è stata la prima città che io ho visto nella mia vita. Mio padre mi portava quando ero bambina a volte a Teramo, mi ricordo la standa, i primi libri che ho acquistato qui. Il pilota Cesare Fiorio è tornato oggi sul circuito di Pescara con una lancia a Piazzagato con cui 60 anni fa vinse proprio su questo circuito. Vediamo. Cesare Fiorio a Pescara, un grande onore, un grande piacere per il capoluogo adriatico rivivere i momenti della Coppa Acerbo del circuito di Pescara. Sono passati 60 anni dalla sua vittoria. Effettivamente ritornare qui mi dà una grande emozione e sono contento di aver vissuto quel periodo lì in cui il Gran Premio di Pescara si poteva fare come si è fatto allora. Che città ha ritrovato oggi a distanza di 60 anni? Sicuramente una città cambiata, una città molto più grande, però quel circuito mantiene il suo fascino anche se quella corsa non c'è più. Ho ripercorso tutto il circuito e devo dire che la discesa soprattutto era molto impegnativa e devo dire però che invece per il resto ho trovato molto traffico. La città di Pescara è legata molto alla Coppa Acerbo, al circuito di Pescara, ma com'è cambiato oggi il mondo dei motori rispetto a tanti anni fa? Ma diciamo che è cambiato molto perché tutte le grandi prove come il Gran Premio di Pescara, ma come la Targa Florio, come il circuito del Mugello sono stati tutti aboliti. Il Mugello ha fatto un altro circuitino, però qui invece alla Targa Florio non si è fatto niente, però la tradizione rimane e chi ha l'onore e l'opportunità di percorrere queste strade capisce come correvamo allora.
Assessore, quella di oggi è una grande giornata, la presenza di Cesare Fiorio ci porta indietro nel tempo, nel ricordare la Coppa Acerbo e il circuito di Pescara. Oggi abbiamo avuto un grandissimo onore di salutare e ospitare il grandissimo campione che ha scritto una delle pagine più importanti della storia della Coppa Acerbo, ma soprattutto sono onorata perché ho avuto la possibilità di ripercorrere il percorso del circuito insieme a lui, ma l'emozione più grande è stata quella di ascoltare i suoi racconti e sentire l'emozione nella sua voce. Quindi oggi avremo la possibilità di dare il giusto riconoscimento a un grande campione che ha segnato la storia di Pescara, ma soprattutto dell'Abruzzo. E questa notizia ci traghetta nella pagina sportiva del nostro telegiornale. Ieri sera, nel corso della trasmissione Pro Teramo, è intervenuto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha parlato di un'eventuale riforma del calcio e della richiesta che farà nel mese di settembre di bloccare riammissioni e ripescaggi per la prossima stagione. Ascoltiamolo. Beh, stavo scherzando logicamente. Noi siamo la Lega, l'unica che qualche mese fa ha dato delega al presidente Gravina sottraendosi poteri per quanto riguarda la riforma. Se l'avessero fatti tutti saremmo molto più avanti di quello che siamo attualmente. Gabriele Gravina, che è profondamente convinto di una riforma e di ragionare su una riforma a sistema, ci ha dato un appuntamento che è quello di novembre. Noi abbiamo ulteriormente dato una mano in questa direzione quando abbiamo detto che nella prossima assemblea a metà settembre io porterò la questione relativa al fatto che no, di non procedere più per quanto riguarda le riammissioni e i ripescaggi, in modo tale da dare un'ulteriore spinta verso una riforma. La nostra idea è abbastanza semplice dal punto di vista della riforma. L'Italia ha bisogno della riforma del calcio italiano perché deve riprendere una competitività. Per fare questo occorre logicamente una rivisitazione dal punto di vista delle risorse economiche, a partire dalla Melandri, in modo tale che ci sia una sostenibilità economica. Occorre quindi una capacità che metta alle spalle una visione prettamente rivolta al proprio interno di Lega. Ognuno dovrà pagare dei prezzi che io logicamente difenderò l'interesse della Serie C, perché questo è il mio compito, ma in un'ottica di sistema, sapendo che ogni Lega deve pagare pegno se vuol fare una riforma. È giunto il tempo di farla. Questa stagione non cambia nulla. Poi la discussione che ci sarà a novembre riguarderà eventualmente l'inizio della riforma dal prossimo campionato, però per questa stagione non cambia nulla. Tutta la procedura che riguarda le promozioni e le retrocessioni, play-off e play-out, è identica. Per quanto riguarda i gironi, non è stata una scelta dei presidenti, che hanno scelto di andare sull'orizzontale pensando che in questo modo si potesse o si potrà risparmiare dal punto di vista economico e finanziario. Io personalmente sono per fare i gironi nazionali, ma in questo momento per le questioni pandemia e le risorse economiche non è possibile. Ultimi colpi di calciomercato in Serie C. Il Pescara riporta in biancazzurro Rizzo e Clemenza. Davanti arriva Rauti dal Torino e sei colpi del Teramo, ovvero Rosso, Ndreka, Boa, Montaperto, Rossetti e Didio. Vediamo. 7 movimenti più 3 per le giovanili per il Pescara, 6 innesti per il Teramo. Questo è il bilancio di uno scoppiettante ultimo giorno di calciomercato. In casa biancazzurra si chiude quella che era diventata una telenovela e c'è il lieto fine. Giuseppe Rizzo è un nuovo centrocampista del Pescara. Il ritorno del mediano messinese sembrava fatto dopo che la Triestina aveva firmato Angiuli la scorsa settimana. L'infortunio di Calvano nella prima di campionato lo ha rimesso in discussione e lo è stato fino a poche ore fa, quando i dirigenti del club alabardato hanno dovuto procedere
ad un'altra acquisizione in mediana, giorno dall'Alessandria, e a quel punto hanno dato il placet definitivo al trasferimento di Rizzo al Pescara. La firma sul contratto biennale è arrivata dopo metà pomeriggio e il centrocampista torna a Pescara a distanza di 7 anni. Si chiudono altre 2 telenovele, quelle legate a Massimiliano Busellato e Andrea Di Grazia. Busellato, che dopo la rottura definitiva col tecnico Auteri e con la società e dopo aver rinunciato al trasferimento al Cosenza, ha trovato un'intesa col Padova a titolo definitivo. Niente B dunque per il centrocampista, che però dopo anni torna a giocare praticamente in casa e in una società candidata alla promozione in cadetteria. Andrea Di Grazia firma per il Foggia dopo un interminabile tiro e molla. L'esterno va alla corte di Zeman in prestito, cessione alle Latina in prestito secco annuale per il baby Marco D'Aloia. Per l'attacco, mentre il Pescara perfezionava la cessione sempre in prestito dell'argentino Nicolas Belloni a Limolese, il Pescara ha affondato per un altro ritorno, quello di Luca Clemenza, che arriva dalla Juventus Under 23 con la firma di un biennale. Clemenza, che era stato biancazzurro da fine gennaio ad agosto 2020, 15 presenze e un gol nelle gestioni tecniche di Legro, Taglia e Sottil. Per il ruolo di centravanti, dopo i tanti nomi circolati e accostati senza risultati, è stata una altalena quella che ha portato al tesseramento di Nicola Rauti in prestito dal Torino, un trasferimento che sembrava fatto a metà pomeriggio. Poi sono subentrate le perplessità del giocatore, che alla fine, dopo un lavoro di ricucitura del presidente Sebastiani e del DS Matteassi, si è convinto ed ha sposato la causa biancazzurra. Lo scorso anno è stato in prestito al Palermo, 34 presenze e 4 gol. Dal Benevento ufficiali gli arrivi in prestito di 3 giovani, il portiere 2003 Igor Lucatelli, per lui un ritorno, il centrocampista ivoriano del 2001 Siriki Sanogo e l'attaccante senegalese del 2002 Pape Sambatiam. Sul fronte Teramo sono ben 6 le operazioni portate a termine, 5 delle quali in prestito. A titolo definitivo arriva all'esterno d'attacco 25enne Simone Rosso dal Mantova, lo scorso anno era a Caserta, allenato proprio da Guidi. In prestito ci sono Flavio Di Dio, esterno d'attacco, classe 2002, catanese e passato per il settore giovanile del Palermo, arriva in prestito dal Bologna, con la cui primavera ha collezionato 28 presenze nelle ultime 2 stagioni. Matteo Rossetti, un 24enne centrocampista, arriva in prestito dal Bari. Rossetti, che poche ore fa è stato interessato da un'operazione a titolo definitivo che lo ha portato dal Pordenone al Bari, con percorso inverso fatto dal difensore Alessio Sabbione. Dopo la firma per il Bari, subito il trasferimento temporaneo al Teramo. David Eugene Bois, italo-ivoriano, terzino destro 20enne, che arriva dalla Roma, lo scorso anno 13 presenze in Serie B a Cosenza. Dalla Lazio il terzino sinistro albanese classe 2001 Angelo Ndrečka e poi l'esterno classe 2000 Giuseppe Montaperto dall'Empoli. E ora la pallavolo, perché a distanza di 2 mesi c'è sempre grande entusiasmo ad Altino per la promozione della squadra femminile in A2. Lunedì sera il sindaco Vincenzo Muratelli ha ricevuto e premiato il presidente Papa e anche tutta la squadra. Sergio Zappalorto. Allora, sindaco Vincenzo Muratelli, finalmente il grande giorno. Questa sera lo celebriamo nella casa comunale, con un consiglio comunale dedicato proprio all'attribuzione di questa benemerenza civica che riconosceremo a tutte le atlete della nostra Volley Altino, le fantastiche donne della Volley Altino che ci hanno donato questo regalo bellissimo che ci inebria ancora, quindi insomma siamo ancora un po' così frastornati da questa bellissima cavalcata, questa vittoria, questo prestigioso risultato. Questa sera quindi stiamo premiando le ragazze che hanno dato, come dire, hanno dato lustro alla nostra comunità con questo bellissimo risultato, certamente il presidente Papa, i tecnici e poi ci sono delle sorprese anche per la stampa, perché insomma senza di voi sarebbe insomma stato un successo senz'altro bello, però ecco, anche poco visibile a tutta la regione Abruzzo. Vi ringrazio anche di tutto il vostro lavoro che avete fatto in questi anni e in questo anno particolare. Una domanda soltanto finale, sì. Ma una comunità piccola di 3.000 rotte anime, giusto? Sì, 3.100 circa. 3.100, benissimo, come Altino. Si rende conto che fa la Serie A? Cioè, hanno preso coscienza i tuoi concittadini, Vincenzo? Io penso che non c'è una piena consapevolezza di questo prestigioso risultato, anche se poi nel momento in cui ci muoviamo sul territorio e incontriamo persone che si occupano non solo di sport, ci viene riconosciuto questo risultato prestigioso che io ho sempre identificato comunque come un risultato anche di un territorio, del Sangro Aventino e di un'intera regione, perché la Volley Altino in questi anni ha rappresentato la massima
spessore pallavolistica regionale e in questa occasione ancora di più, quindi rappresenteremo come piccolo centro tutta la regione Abruzzo e sperando di poter, come dire, portare ancora tante soddisfazioni non solo alla nostra comunità ma a tutta la regione. Chiudo io con un complimento, tu sei stato veramente molto bravo, sei stato sempre estremamente vicino da anni a questa realtà, era giusto che fosse così, ma non tutti sono sempre dello stesso tuo avviso. Grazie Sergio, io sì, sono innamorato un po' dello sport in generale, in questo caso da sindaco sono innamorato di questa squadra, di queste ragazze e di tutti i movimenti sportivi del nostro territorio. Certamente sono felice di essermi trovato come sindaco in questo momento particolare della storia sportiva della mia comunità per poter, come dire, premiare questa sera queste ragazze e come dire, avere anche il riconoscimento a livello regionale per la mia comunità, per il mio comune di questo bellissimo traguardo sportivo. Passerai alla storia anche tu, grazie. E questa era l'ultima notizia, i servizi che avete visto sono disponibili su YouTube e su tv6.it, l'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.